conclude il campionato italiano e-bike enduro 2020 in centro Italia. Un campionato che ha riscosso un grande successo tra i partecipanti e ha dato tante informazioni utili per il futuro sia alla federazione che all'organizzazione. Siamo arrivati all'ultima gara del campionato italiano e-bike enduro qui a Bibbiena, grazie all'organizzazione del motoclub Arto Casentino. Veramente un ringraziamento particolare al motoclub, perché in questo periodo di Covid è stato uno sforzo incredibile organizzare questa gara. Devo dire un grande successo sia in termini di partecipazione che anche di gradimento, a giudicare dai piloti che stanno affrontando le speciali. Questo è il formato che vogliamo utilizzare nel 2021, ovvero le speciali dentro al bosco con salite e discese. Siamo convinti che è la formula giusta per andare avanti con questo campionato. Diverse le case produttrici che si sono affacciate a queste competizioni, dimostrando quanto interesse ci sia intorno a questo campionato, fortemente voluto dalla Federazione Motociclistica Italiana. Mirko Pierazzoli, presente alla finale del campionato italiano FIM di e-bike enduro. Nuova esperienza per me, per giocare, per capire questo format, per capire anche cosa fare con questi bike dentro i boschi. Ieri ho visionato il percorso da regolamento a piedi e già è stata una giornata piacevole, passata in mezzo alla natura. Non è pericoloso, quindi anche come livello di tecnicità è adatto anche per i principianti, per così dire, ed è credo corretto che sia così, in quanto questo del mondo degli bike è un mondo completamente nuovo, di conseguenza credo che non abbia senso estremizzare i percorsi e alla fine poi il cronometro dirà la sua. Grazie a tutti, bocca al lupo. Una stagione di certo non semplice per tutto lo sport e soprattutto questo ultimo weekend che si è tenuto in una delle domeniche del secondo lockdown. Ma gli organizzatori hanno fatto di tutto e in sicurezza per disputare l'ultima prova che assegnava i titoli in diverse categorie. Il sindaco Filippo Vagnoli e l'assessore allo sport Francesca Nassini hanno accolto con grande piacere e promosso questa iniziativa a Bibbiena nonostante il momento complicato. Questa è la mia e-bike con la quale gareggerò, motorizzata Yamaha, batteria da 600 e alcune modifiche apportate per il tracciato, per queste due prove speciali che si ripeteranno tre volte. Le speciali le abbiamo viste ieri a piedi, è bellissimo il fatto di provarle solo a piedi, così si corre tutti sulla solita con la solita conoscenza dei tracciati. E niente, staremo a vedere come viene fuori la gara, però senz'altro ci divertiremo, sarà da battagliarsi. Vittoria per Stefano Passeri su Fulgur Polini sia nella over 35 che nella over 50. Un grande risultato per il forte pilota del motoclub Lumezzane che nella classe over 35 trionfa davanti a Roberto Fabbri su Fantic, con il quale ha duellato a distanza sul filo dei secondi per tutta la giornata. E al terzo posto Marco Mazzi su Specialized. Quest'oggi sono riuscito a vincere la classifica assoluta e anche la over 35, quindi è stata una giornata bellissima coronata con questo successo che ho rincorso e ho avuto molta soddisfazione. Nel campionato ho finito secondo dietro a Fabri, che è andato anche lui, è stato bravissimo, ha fatto delle bellissime gare. E quindi secondo me è stato un campionato che ha dato soddisfazione a tutti, a quelli che hanno corso semplicemente per divertirsi, una cosa un po' inconsueta, e invece chi si è impegnato per tutto il campionato. Quindi il grazie va sicuramente agli organizzatori che in questo periodo
hanno dovuto fare degli sforzi immani per poter mettere in piedi le gare, e alla Federazione Motociclistica che ha creduto in questa formula e quindi ci permette di giocare e di divertirci ancora con queste biciclette che sono veramente molto molto divertenti. Quindi un grazie a tutti e arrivederci all'anno prossimo. Nella over 50 invece Passeri vince davanti a Mauro Secomandi su Atala ed Enrico Carnevali su Specialized. Per il campionato italiano over 35 il secondo posto di Fabbri, che ha concluso il secondo giro con un pedale rotto, gli permette di aggiudicarsi il campionato assoluto davanti al tenace Passeri e a Davide Burini su Beria Polini, che chiude la stagione con una rottura al cambio che non gli impedisce però di centrare il terzo gradino del podio. Ciao a tutti, siamo qui a Bibbiena, questa finale di campionato italiano di enduro e bike, e oggi è stata per me una giornata speciale perché ho avuto un doppio ruolo: oltre a fare da partecipante sono stato anche organizzatore di questo evento, un nuovo format per questa enduro e bike by FMI che ci ha visto impegnati su tre giri con due prove speciali a giro. E questo sarà il nuovo format di questa nuova avventura per il 2021 che ci accompagnerà, e ringrazio Offroad Pro Racing per tutto quello che ha fatto durante l'anno e Federazione Motociclistica Italiana che ci ha dato modo di correre tutta la stagione e di avere un campionato pieno di date. E la stagione è andata bene per me questa, perché ho portato a casa la medaglia d'oro e abbiamo vinto il titolo di Over 35, quindi ringrazio anche Fantic che mi ha supportato per questa stagione e tutti quelli che mi danno una mano. Arrivederci al 2021, vi aspetto numerosi perché il format è veramente bello. Over 60, categoria in cui vince il simpatico Gianluigi Rudelli su iBike, grazie ad un ottavo posto assoluto nella Over 35, sicuramente uno dei rider più caratteristici di tutto il circus. Salve a tutti, sono Gianluigi Rudelli, arrivo da Brescia, parto già con i ringraziamenti dell'azienda che mi ha dato la possibilità di poter essere qui con le loro bici e Ruota Libera di Brescia. E abbiamo portato, grazie comunque alla federazione, le artigliate silenziose e delicate che stanno dando un po', come si può dire, un timbro diverso a quello che è l'enduro. E ho avuto così la fortuna di partire già dalla prima gara a Ponte dell'Olio, perciò le ho fatte tutte, le abbiamo fatte tutte a termine. E cosa dire, ci siamo divertiti tantissimo tutti, la compagnia è buona, spero che questo clima rimanga a venire. Purtroppo siamo in una situazione sanitaria molto difficile, perciò un ringraziamento agli organizzatori che hanno sicuramente avuto più difficoltà a portare a termine questa manifestazione, e facciamo un augurio a tutti gli italiani, speriamo di venire fuori presto e di vederci tutti sorridenti per il futuro. Grazie, alla prossima. Ci siamo anche noi! Ripennata, dai! Gli ultimi saranno i primi, ragazzi! No dai, sono molto belle. La 2 è molto divertente, il punto del single track quando inizia su. La 1 c'è tanto da pedalare, però ci sta, dai. Nella classe X Under 35, categoria molto numerosa e combattuta, a vincere è stato lo specialista Garibo. Andrea Garibo su iBike, che ha corso alcune speciali con qualche problema tecnico, ma dimostrando un ottimo stato di forma. Secondo classificato Samuele Bernardini su Fantic, che ha corso le prime due speciali con la bici bloccata a 25 km/h, situazione che ha risolto nel terzo giro in cui ha decisamente cambiato ritmo. Sul terzo gradino del podio Mattia Secomandi su Atala, ma a vincere il campionato italiano è stato Andrea Sassoli su Squarna, che ha concluso questa prova di Bibbiena al sesto posto, ma gli è stato sufficiente per aggiudicarsi il titolo 2020.
al secondo posto assoluto nella classifica di campionato l'assente giustificato Thomas Oldrati su Fulgur Polini e terzo Mattia Secomandi su Atala. Ok, beh, intanto eccoci qua, e un grazie a chi ha permesso tutta questa manifestazione, e è sbucato anche il sole, quindi tutto sommato ce la siamo scampata. Il format è un pochettino diverso dal classico enduro di biciclette che possiamo intendere noi, però alla fine è molto divertente. Il fatto di avere la bici sbloccata comunque è un divertimento in più in tanti punti che invece con una bici normale non avrebbero senso. Belli anche i pezzi in discesa e poi tutto il resto, un ambiente nuovo, gente che crede nei motori, bici nuove, quindi ecco, tutto un po', a parte la bici, che la mia rimane quella, tutto il resto è stato un po' tutto nuovo, ecco, quindi contento, molto contento. Dopo una lunga stagione un po' travagliata da questo Covid, ci siamo trovati una domenica per passare alle due ruote della bici, mi sono divertito veramente tanto perché c'era chi ha organizzato e tanti amici, è andata bene, ho fatto secondo di categoria, adesso vediamo se in futuro si riesce a fare altre gare, dai, facciamo i complimenti al motoclub che la situazione è un po' complicata, è riuscita a farci fare una bella gara tutti noi, il tempo ci ha graziato e niente, siamo a posto così, ci vediamo il prossimo anno. Al termine di questa giornata sono riuscito a diventare, diciamo, campione italiano dell'Under 35 e sono ancora più contento del risultato ottenuto poiché l'ho ottenuto a casa mia praticamente. Una giornata un po', diciamo, sfortunata. Due volte le gomme della mia bici purtroppo mi hanno abbandonato, la batteria anche lei mi ha abbandonato, però il risultato finale, diciamo, l'abbiamo ottenuto. Bellissima gara, ottima gestione del motoclub sotto tutti i punti di vista e ci vediamo il prossimo anno con questo nuovo format, sicuramente divertente, molto divertente. Ciao! Classe riservata ai giovanissimi, la Under 17 e Under 25. Bella raga! In questa classe si aggiudica il primo posto Federico Arcidiacono del Piraz Coaching su Bianchi, seguito da Riccardo Cecconi, SVM, e Andrea Mengoli su Whistle, quest'ultimo vincitore anche della classe riservata ai più giovani, ovvero la Under 17. Nella classe femminile si è rivista la battaglia tra Nicole Baldini Tuminello su Atala e Michela Mazzoni sulla Pierre. Nicole ha riscattato la prova precedente dove era rimasta vittima di un guasto tecnico, andando a vincere davanti alla sua amica ed avversaria. Con questo risultato la campionessa, già vincitrice della prova di Ponte dell'Olio, si aggiudica il titolo riservato alla categoria femminile, proprio davanti alla Mazzoni. Buongiorno a tutti, io sono Nicole Tuminello, mi sono classificata prima nella categoria femminile e sono qui appunto perché ho iniziato con Ponte dell'Olio per caso, per gioco con un'amica, e poi ho proseguito le varie gare fino a Bibbiena, dove ho ritrovato una formula molto simile rispetto alla gara di Ponte dell'Olio, quindi un percorso molto bello, e faccio i miei complimenti agli organizzatori nonché alla Federazione Motociclistica. Mi sono divertita tantissimo oggi, è stato un percorso molto difficile, però allo stesso tempo molto divertente. Speriamo di rivederci l'anno prossimo e vi ringrazio tutto lo staff. Grazie. Passiamo alla classe Open, una delle poche categorie dove il titolo era già stato assegnato con una prova di anticipo al simpatico ed agguerrito Romano Vicini su San Ron, che in questa prova è salito sul terzo gradino del podio. A vincere sempre su San Ron è stato lo specialista del motoclub Lago d'Iseo Paolo Sottosanti, seguito dalla lady Giulia Ghezza, sempre su San Ron. Quest'ultima ha preso parte a questa categoria e non al femminile per via delle specifiche tecniche del suo mezzo. In campionato al secondo posto dietro a Vicini arriva Matteo Bresolin su Agazzini e al terzo posto Giuseppe Vigani. Io faccio sci alpino, sono una maestra allenatrice di sci e questa è una novità. Per me è la prima esperienza in questo mondo e è andata molto bene, mi sono divertita, bella tosta, però dai. Due cadute, ma ce l'ho fatta arrivare in fondo. Bellissima gara, molto, molto tosta, molto impegnativa. Nonostante non abbiamo i pedali, c'era comunque da sudare, da spingere, da darci dentro veramente.
complimenti all'organizzazione, complimenti alla formula. Vediamo se l'anno prossimo il target delle gare sarà questo, perché potrebbe dare molta soddisfazione. Sono Vicini Romano, sono del 1955, ho cominciato questo campionato per scherzo, poi mi sono trovato primo in classifica e mi sono impegnato per poterlo vincere. Sono molto contento e bella giornata oggi, un enduro molto duro, però dà soddisfazione e speriamo, questa è l'ultima gara, speriamo di rivederci il prossimo anno sempre con quella formula. Grazie. Bello, bello, bello. Ottimo. Ultimo giro sulla giostra. Archiviata anche questa gara, il prossimo appuntamento sarà nel 2021. Vi aspettiamo in pista. Che vinca il migliore, sempre. Offroad Pro Racing, niente come esserci.